L'arte nasce a un certo punto come forma di coscienza nella vita di una persona. A un certo punto ci si rende conto che si spende del tempo e si è in uno spazio e bisogna dare un senso ad un'esistenza. E allora a un certo punto uno si sente come un po' in imbarazzo rispetto al presente, non si sente attuale oppure non si sente. O sente che c'è un raggio corto di prospettiva rispetto a un fare quotidiano, e allora la sua coscienza inizia a dilatarsi e ci sono delle altre necessità che devono dare un peso a questo passaggio temporale, proprio come essere umano, dico. Che cos'è il contemporaneo come prospettiva? E tutto è lì, in fondo è poi solo questo. Il contemporaneo è quello di cui si necessita al momento, però questa necessità può essere anche localizzata 400 anni fa. Come uscire, questo nessuno lo sa, ma questo è quello che c'è nel lavoro. L'opera è questa traccia qui, questa uscita, cioè è un altro spazio che poi a un certo punto rientra nel mondo come rappresentazione, come forma di coscienza del mondo. Spesso molto pensiero non porta a niente, spesso è necessario pensare molto per poi improvvisare su quello che si è pensato. Un pensiero è un qualcosa che fa sentire una presenza, e non c'è molto altro. Cioè, io non cerco significati nei pensieri delle persone, cerco semmai aderenza in termini di forma di coscienza. Riesco a descrivere il mio lavoro arrivato fino al punto di farlo. Ed è tutto già lì, se questo non. Cioè, se non passa qualcosa quando uno lo sta di fronte, non serve a niente, nessuna spiegazione. In realtà l'arte non risponde a niente, continua, amplia solo il margine di interrogazione, fino a morte biologica dell'autore. L'autore muore domandandosi, come se fosse un atto unico esteso nel tempo. Io vivo a Berlino perché mi piacciono i bar. Ricavo qualcosa di vita da Berlino, che è un certo modo di vivere la città con determinati luoghi che mi piacciono. Io sono a Berlino non per una scelta artistica, per una scelta della mia vita quotidiana, fatta di cose molto semplici. Uno può stare anche isolato, può stare anche in campagna, può non vedere nessuno, così come può stare sempre tra la gente. Uno può stare anche nel cuore delle cose e non capire niente, così come può stare al margine e vedere dalla migliore prospettiva di dove sono tutti, ma lui non c'è. Non lo so, sto a Berlino perché magari posso andare ad ascoltare Mozart per molti meno soldi che a Milano. E questa è una ragione sufficiente. E Mozart mi serve molto di più di che se ci sono 40 gallerie invece di 5. Per me, il bar è un mantenimento di questo paradosso di stare da soli e di stare insieme a tutti quanti. Tu senti che un collettivo, ma non lo vuoi conoscere, non vuoi comunicare nulla, però lo senti vicino, senti che l'umanità è fatta da collegamenti che non hanno bisogno di dirsi delle cose, però li senti questi collegamenti, però stai anche per fatti tuoi, non devi comunicare questa cosa. Questo è il sentimento dello stare al bar. La comunicazione è un effetto, non è mai una finalità di un discorso artistico per me. Quello che comunica un lavoro non è le ragioni con cui un artista fa un lavoro. Lì c'è sicuramente il mio sguardo più autentico, potrei dire, comunque dove non posso fingere. Perché comunque anche qui adesso nell'intervista io fingo. Cioè, seppure dico delle cose che penso, potrei recitare, così come potrei recitare anche all'interno di un rapporto amoroso. Ma solo nell'opera è difficile che uno può recitare. Cioè, lo può fare, ma quell'opera si vede che poi non vale niente. No, scrivo, ho un rapporto con la scrittura, se devo essere sincero. Ecco appunto. Cioè, è piuttosto costante. La musica è importante per la mia vita e non è tanto direttamente influente sul mio lavoro, ma sul mantenimento della possibilità di realizzarlo questo lavoro. Cioè la musica è un. Ma la musica, dico la musica come dico qualsiasi forma di linguaggio che parli ad un certo livello, non è. Poi io posso avere dei collegamenti più diretti con la musica perché
lì trovo più sorgenti. Cos'è che si capisce da un artista? Si capisce come riuscire a costruire una tradizione personale in rapporto a tutto quello che lo precede e come fare un gesto ulteriore. E quindi non è importante che questo sia nella pittura o nel cinema, è importante che uno possa leggere un esempio di come costruire questo movimento. E uno lo può capire da Fellini, piuttosto che da Mozart, piuttosto che da Schoenberg, uguale. Io molte cose le ho capite più dalla musica che non dalla pittura. Non lo so chi è intelligente, un miliardario intelligente? È un grande artista? Non lo so, chi è che è intelligente al mondo? Secondo me non ci sono né intelligenti né, cioè, in un certo senso neanche idioti. Ci sono persone che hanno qualcosa da dire, altre che sopravvivono così un po'. Alla fine non sappiamo le stesse cose che non sapevano i greci. Ognuno si dava un sistema per attraversare il tempo. Che sappiamo noi? Niente di più di un greco. Cioè, non è che tutto quello che la gente dice che è arte è arte. Allora, non è che perché fai la mostra nella galleria tutti dicono sei artista, poi hai il senso dell'arte. Magari non ce l'hai. Mica ce l'hanno tutti. Mica tutti quelli che noi chiamiamo artisti hanno un pensiero sull'arte, partecipano nel sistema, transitano, ma si mascherano, alcuni dicono delle cose rumorose, altri sono intelligenti, altri sono anche un po' lungimiranti, ma altri non sanno niente anche, e riescono a dire anche in virtù del non saper niente. Io non lo so veramente dove finisce l'istinto e comincia la ragione. C'è anche un modo di ragionare per istinto. Cioè, vorrei dire, le parole sono un modo di prendere dei punti di riferimento, un modo di coordinarsi, ma non sono il gesto. Il gesto annulla istinto, ragione. Tu quando fai un gesto, fai un gesto. Penso che il pensiero sia anche un modo di educarsi alla vita. Quindi, siccome ti spiazza sempre, il tuo pensiero non serve mai a niente, è solo un modo di orientarsi, più o meno cosciente. La finalità è riuscire proprio a vivere, che già è complicato. Cioè, vivere in un certo modo, in maniera un po' ravvicinata, direi, o in maniera con una sorta di, anche se vogliamo dire, eccezionalità del tempo. Insomma, non fare gli impiegati della vita.